La colonia di Monteleco e del Movimento Ragazzi devono la propria nascita alle intuizioni pedagogiche e spirituali del suo primo e storico assistente, Don Gaspare Canepa, nato a Genova Voltri nel 1919 e fondatore di questa realtà nel 1950. Don Gaspare Canepa, che tutti conoscono come Don Ga, è un sacerdote che ci ha lasciato in eredità una grande passione educativa, una passione per l'uomo, è una passione per ogni persona che è dentro ogni ragazzo, cioè lui ci insegnava a guardare dentro ogni ragazzo come l'uomo che sarebbe stato poi nella vita e a guardare agli uomini come il ragazzo che portavano dentro di loro. I ragazzi che in quegli anni entrarono in contatto con la realtà nata in Val di Lemme vicino al Passo della Bocchetta riconoscono in Don Gaspare una figura di padre. Avevo 14 anni. Ero rimasto orfano da pochi mesi e così mia madre si è trovata nella necessità così di provvedere. Abitavamo a Pegli e io dovevo sparire l'estate perché dovevo affittare la mia camera ai bagnanti di Pegli. Il primo incontro è stato proprio questo, di questo prete che mi ha accolto in questa località magica che era Monteleco, e lì ho trovato veramente la figura paterna che in quel momento mi mancava moltissimo. In quel luogo intere generazioni di giovani fecero esperienza di gioia, di fede e anche di vita vissuta attraverso la Repubblica dei Ragazzi. In fondo la dei ragazzi attraverso il gioco, attraverso l'animazione, attraverso il fatto di renderli protagonisti loro. Infatti la Libera Repubblica dei Ragazzi era gestita proprio dai ragazzi. Era così strutturata, c'era il governatore, c'erano i ministri, il banchiere, noi battevamo moneta nostra, i lecchini cosiddetti, la giornata si concludeva quasi sempre intorno a un falò, robe del genere, dove ecco, emergeva di nuovo una caratteristica di questo uomo che da educatore era anche un grande animatore. Al cuore di tutto il movimento, la trasmissione della fede solida e duratura. Una fede incarnata, una fede che trasformava completamente la vita, che entrava dentro il carattere, dentro la personalità, perché Don Gaspare aveva anche un approfondimento di tipo psicologico e pedagogico veramente avanti per quegli anni. Ecco.